Dal secondo libro di Samuele, capitolo 13, Ammon oltraggia Tamar. Dopo queste cose, accadde che, avendo Assalonne, figlio di Davide, una sorella molto bella, chiamata Tamar, Amnon, figlio di Davide, si innamorò di lei. Amnon ne ebbe una tale passione da cadere malato a causa di Tamar, sua sorella. Poiché essa era vergine, pareva impossibile ad Amnon di poterle fare qualcosa. Ora Amnon aveva un amico, chiamato Jonadab, figlio di Simea, fratello di Davide, e Jonadab era un uomo molto astuto. Egli disse: «Perché, figlio del re, tu diventi sempre più magro di giorno in giorno? Non me lo vuoi dire?» Amnon gli rispose: «Sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Assalonne». Jonadab gli disse: «Mettiti a letto e fingiti malato. Quando tuo padre verrà a vederti, gli dirai: permetti che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare e a preparare la vivanda sotto i miei occhi, cosicché io veda, allora prenderò il cibo dalle sue mani». Amnon si mise a letto e si finse malato. Quando il re lo venne a vedere, Amnon gli disse: permetti che mia sorella Tamar venga e faccia un paio di frittelle sotto i miei occhi, e allora prenderò il cibo dalle sue mani. Allora Davide mandò a dire a Tamar in casa: va a casa di Amnon tuo fratello e prepara una vivanda per lui. Tamar andò a casa di Amnon suo fratello, che giaceva a letto. Essa prese farina stemperata, la impastò, ne fece frittelle sotto i suoi occhi e la fece cuocere. Poi prese la padella e versò le frittelle davanti a lui, ma egli rifiutò di mangiare e disse: allontanate tutti dalla mia presenza. Tutti uscirono. Allora Amnon disse a Tamar: portami la vivanda in camera e prenderò il cibo dalle tue mani. Tamar prese le frittelle che aveva fatto e le portò in camera ad Amnon suo fratello, ma mentre gliele dava da mangiare, egli la afferrò e le disse: vieni, unisciti a me, sorella mia. Essa gli rispose: no, fratello mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere questa infamia. Io dove andrei a portare il mio disonore? Quanto a te, tu diverresti come un malfamato in Israele. Parlane piuttosto al re, egli non mi rifiuterà a te. Ma egli non volle ascoltarla, fu più forte di lei e la violentò unendosi a lei. Poi Amnon concepì verso di lei un odio grandissimo. L'odio verso di lei fu più grande dell'amore con cui l'aveva prima amata. Le disse: alzati, vattene. Gli rispose: oh no, questo torto che mi fai cacciandomi è peggiore dell'altro che mi hai già fatto. Ma egli non volle ascoltarla. Anzi, chiamato il giovane che lo serviva, gli disse: cacciami fuori costei e sprangale dietro il battente. Essa indossava una tunica con le maniche, perché così vestivano da molto tempo le figlie del re ancora vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le sprangò il battente dietro. Tamar si sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica dalle lunghe maniche che aveva indosso, si mise le mani sulla testa e se ne andò camminando e gridando. Assalonne, suo fratello, le disse: forse Amnon, tuo fratello, è stato con te? Per ora taci, sorella mia, e tuo fratello, non disperarti per questa cosa. Tamar, desolata, rimase in casa di Assalonne, suo fratello. Il re Davide seppe tutte queste cose e ne fu molto irritato, ma non volle urtare il figlio Amnon, perché aveva per lui molto affetto. Era infatti il suo primogenito. Ad Assalonne non disse una parola ad Amnon, né in bene né in male. Odiava Amnon, perché aveva violato Tamar, sua sorella. Assalonne fa uccidere Amnon e fugge a Gesur. 2 anni dopo, Assalonne, avendo i tosatori a Baal-Hazor presso Efraim, invitò tutti i figli del re. Andò dunque Assalonne dal re e disse: ecco, il tuo servo ha i tosatori presso di sé. Venga dunque anche il re con i suoi ministri a casa del tuo servo. Ma il re disse ad Assalonne: no, figlio mio, non si vengano i tutti finché non ti siamo di peso. Sebbene insistessi, il re non volle andare, ma gli diede la sua benedizione. Allora Assalonne disse: se non vuoi venire tu, permetti ad Amnon, mio fratello, di venire con noi. Il re gli rispose: perché dovrebbe venire con te? Ma Assalonne tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. Assalonne fece un banchetto, come un banchetto da re, e diede quest'ordine ai servi: badate, quando Amnon avrà il cuore riscaldato dal vino, io vi dirò: colpite Amnon, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. Non ve lo comando io? Fatevi coraggio e comportatevi da forti. I servi di Assalonne fecero ad Amnon come Assalonne aveva comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono ciascuno sul suo mulo e fuggirono. Mentre essi erano ancora per strada, giunse a Davide questa notizia: Assalonne ha ucciso tutti i figli del re e neppure uno è scampato.
Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si gettò per terra. Tutti i suoi ministri che gli stavano intorno stracciarono le loro vesti. Ma Jonadab, figlio di Simea, fratello di Davide, disse: «Non dica il mio signore che tutti i giovani, figli del re, sono stati uccisi. Il solo Amnon è morto. Per Assalon era cosa decisa fin da quando Amnon aveva fatto violenza a sua sorella Tamar. Ora non si mette in cuore il mio signore una tal cosa, come se tutti i figli del re fossero morti. Il solo Amnon è morto e Assalon è fuggito». Il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi, guardò ed ecco una gran turba di gente veniva per la strada di Bakurim, dal lato del monte sulla discesa. La sentinella venne ad avvertire il re e disse: «Ho visto uomini scendere per la strada di Bakurim, dal lato del monte». Allora Jonadab disse al re: «Ecco, i figli del re arrivano. La cosa sta come il tuo servo ha detto». Come ebbe finito di parlare, ecco giungere i figli del re, i quali alzarono grida e piansero. Anche il re e tutti i suoi ministri fecero un gran pianto. Quanto ad Assalon, era fuggito ed era andato da Talmai, figlio di Ammiud, re di Gesur. Il re fece il lutto per il suo figlio per lungo tempo. Assalon rimase 3 anni a Gesur, dove era andato dopo aver preso la fuga. Poi lo spirito del re Davide cessò di sfogarsi contro Assalon, perché si era placato il dolore per la morte di Amnon. Capitolo 14. Ritorno di Assalon a Gerusalemme. Joab, figlio di Zeruia, si accorse che il cuore del re era contro Assalon. Allora mandò a Tecoa una donna saggia e le disse: «Fingi di essere in lutto, mettiti una veste da lutto, non ti ungere con olio e comportati da donna che pianga da molto tempo un morto. Poi entra presso il re e parlagli così e così». Joab le mise in bocca le parole da dire. La donna di Tecoa andò dunque dal re, si gettò con la faccia a terra, si prostrò e disse: «Aiuto, re». Il re le disse: «Che hai?» Rispose: «Ahimè, io sono una vedova. Mio marito è morto. La tua schiava aveva 2 figli, ma i 2 vennero tra di loro a contesi in campagna e nessuno li separava. Così uno colpì l'altro e l'uccise. Ed ecco, tutta la famiglia è insorta contro la tua schiava, dicendo: consegnaci l'uccisore del fratello, perché lo facciamo morire per vendicare il fratello che gli ha ucciso. Elimineranno così anche l'erede e spegneranno l'ultima brace che mi è rimasta e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla terra». Il re disse alla donna: «Va pure a casa, io darò ordini a tuo riguardo». La donna di Tecoa disse al re: «Mio signore, la colpa cadda su di me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono sono innocenti». E il re: «Se qualcuno parla contro di te, conducilo da me e vedrai che non ti molesterà più». Riprese: «Il re pronunzi il nome del Signore suo Dio, perché il vendicatore del sangue non aumenti la disgrazia e non mi sopprima nel figlio». Egli rispose: «Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello di tuo figlio». Allora la donna disse: «La sua schiava possa dire una parola al re mio signore». Egli rispose: «Parla». Riprese la donna: «Allora perché pensi così contro il popolo di Dio? Intanto il re, pronunziando questa sentenza, si è come dichiarato colpevole per il fatto che il re non fa ritornare colui che ha bandito. Noi dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere e Dio non ridà la vita. Il re pensi qualche piano, perché chi è stato bandito non si è più bandito lontano da lui. Ora, se io sono venuto a parlare così al re mio signore, è perché la gente mi ha fatto paura e la tua schiava ha detto: voglio parlare al re. Forse il re farà quanto gli dirà la sua schiava. Il re ascolterà la sua schiava e la libererà dalle mani di quelli che cercano di sopprimere me e mio figlio dalla eredità di Dio». La donna concluse: «La parola del re mio signore conceda la calma, perché il re mio signore è come un angelo di Dio per distinguere il bene e il male. Il Signore tuo Dio sia con te». Il re rispose e disse alla donna: «Non tenermi nascosto nulla di quello che io ti domanderò». La donna disse: «Parli pure, il re mio signore». Disse il re: «La mano di Joab non è forse con te in tutto questo?» La donna rispose: «Per la tua vita, o re mio signore, non si può andare né a destra né a sinistra di quanto ha detto il re mio signore. Proprio il tuo servo Joab mi ha dato questi ordini e ha messo tutte queste parole in bocca alla tua schiava, per dare alla cosa un altro aspetto. Il tuo servo Joab ha agito così. Ma il mio signore ha la saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra».
Allora il re disse a Joab: ecco, voglio fare quello che hai chiesto. Va dunque e fa tornare il giovane Assalon. Joab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: oggi il tuo servo sa di aver trovato grazia ai tuoi occhi, re mio signore, poiché il re ha fatto quello che il suo servo gli ha chiesto. Joab dunque si alzò, andò a Gesur e condusse Assalon a Gerusalemme. Ma il re disse: si ritiri in casa e non veda la mia faccia. Così Assalon si ritirò in casa e non vide la faccia del re. Ora in tutto Israele non vi era uomo che fosse tanto lodato per la sua bellezza quanto Assalon. Dalle piante dei piedi alla cima del capo non vi era in lui difetto alcuno. Quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo, egli pesava i suoi capelli e il peso era di 200 sigli a peso del re. Ad Assalone nacquero 3 figli e una figlia chiamata Tamar, che era donna di bell'aspetto. Assalone abitò in Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. Poi Assalone convocò Joab per mandarlo dal re, ma egli non volle andare da lui. Lo convocò una seconda volta, ma Joab non volle andare. Allora Assalone disse ai suoi servi: vedete, il campo di Joab è vicino al mio e vi è l'orzo. Andate ed appiccatevi il fuoco. I servi di Assalone appiccarono il fuoco al campo. Allora Joab si alzò, andò a casa di Assalone e gli disse: perché i tuoi servi hanno dato fuoco al mio campo? Assalone rispose a Joab: io ti avevo mandato a dire, vieni qui, voglio mandarti a dire al re, perché sono tornato da Gesur, sarebbe meglio per me se fossi rimasto là. Ora voglio vedere la faccia del re, e se vi è in me colpa, mi faccia morire. Joab allora andò dal re e gli riferì la cosa. Il re fece chiamare Assalone, il quale venne e si prostrò con la faccia a terra davanti a lui. Il re baciò Assalone. Dal secondo libro di Samuele, vittoria di Davide. Il re degli Ammoniti morì a Canun, suo figlio regnò al suo posto. Davide disse: io voglio usare a Canun, figlio di Nacas, la benevolenza che suo padre usò a me. Davide mandò alcuni suoi ministri a fargli le condoglianze per suo padre. Ma quando i ministri di Davide furono giunti nel paese degli Ammoniti, i capi degli Ammoniti dissero a Canun, loro signore: credi tu che Davide ti abbia mandato consolatori per onorare tuo padre? Non ha piuttosto mandato da te i suoi ministri per esplorare la città, per spiarla e distruggerla? Allora Canun prese i ministri di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare le vesti a metà fino alle natiche, poi li lasciò andare. Quando fu informato della cosa, Davide mandò alcuni incontro a loro perché questi uomini erano pieni di vergogna. Il re fece dire loro: restate a Gerico finché vi sia cresciuta di nuovo la barba, poi tornerete. Gli Ammoniti, vedendo che si erano attirati l'odio di Davide, mandarono a prendere al loro soldo 20.000 fanti degli Aramei di Bet Rekob e degli Aramei di Zoba, 1.000 uomini del re di Maaca e 12.000 uomini della gente di Tob. Quando Davide sentì questo, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito dei prodi. Gli Ammoniti uscirono e si schierarono in battaglia all'ingresso della porta della città. Mentre gli Aramei di Zob e di Rekob e la gente di Tob e di Maaca stavano soli nella campagna, Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte e alle spalle. Scelse allora un corpo tra i migliori israeliti, lo schierò in ordine di battaglia contro gli Aramei e affidò il resto del popolo al fratello Abisai per tener testa agli Ammoniti. Disse ad Abisai: se gli Aramei sono più forti di me, tu mi verrai in aiuto. Se invece gli Ammoniti sono più forti di te, verrò io in tuo aiuto. Abbi coraggio e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio. Il Signore faccia quello che a lui piacerà. Poi Joab, con la gente che aveva con sé, avanzò per attaccare gli Aramei, i quali fuggirono davanti a lui. Quando gli Ammoniti videro che gli Aramei erano fuggiti, fuggirono anch'essi davanti ad Abisai e rientrarono nella città. Allora Joab tornò dalla spedizione contro gli Ammoniti e venne a Gerusalemme. Gli Aramei, vedendo che erano stati battuti da Israele, si riunirono insieme. Hadad-Ezer mandò messaggeri e schierò in campo gli Aramei che abitavano oltre il fiume, e quelli giunsero a Chelam con alla testa Sobach, capo dell'esercito di Hadad-Ezer. La cosa fu riferita a Davide, che radunò tutto Israele, passò il Giordano e giunse a Chelam. Gli Aramei si schierarono in battaglia contro Davide.
Ma gli aramei fuggirono davanti a Israele. Davide uccise gli aramei 700 pariglie di cavalli e 40.000 cavalieri. Batté anche Sobach, capo del loro esercito, che morì in quel luogo. Quando tutti i re vassalli di Hadadezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Israele e gli rimasero sottoposti. Gli aramei non osarono più venire in aiuto degli ammoniti. Capitolo 11. Duplice peccato di Davide. L'anno dopo, al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a devastare il paese degli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabba mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto: è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria l'ittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Essa andò da lui ed egli giacque con lei che si era appena purificata dall'immondezza. Poi essa tornò a casa. La donna concepì e fece sapere a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami l'Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una portata della tavola del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide e gli fu detto: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e la sua gente sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per dormire con mia moglie? Per la tua vita e per la vita della tua anima io non farò tal cosa. Davide disse ad Uria: rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria in prima fila, dove più ferve la mischia. Poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che il nemico aveva uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e degli ufficiali di Davide e perì anche Uria l'ittita. Joab inviò un messaggero a Davide per fargli sapere tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrei finito di raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e ti dicesse perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia, non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech, figlio di Yerub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu digli allora. Anche il tuo servo Uria l'ittita è morto. Il messaggero dunque partì e quando fu arrivato riferì a Davide quanto Joab lo aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Joab e disse al messaggero: perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto dalle mura? Chi ha ucciso Abimelech, figlio di Yerub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di macina dalle mura così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Il messaggero rispose a Davide: perché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna. Ma noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sulla tua gente dall'alto delle mura e parecchi della gente del re perirono. Anche il tuo servo, Uria, l'ittita, è morto. Allora Davide disse al messaggero: riferirai a Joab, non ti affligga questa cosa, perché la spada divora ora qua, ora là. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila, e tu stesso fagli coraggio.
La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'accolse nella sua casa. Essa diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Capitolo 12. Pentimento di Davide. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grossi in gran numero, ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato e allevato. Essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso, per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui, portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui. L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te la sventura dalla tua casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto, che si unirà a loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore, l'insulto sia sui nemici suoi, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie d'Uria aveva partorito a Davide ed esso si ammalò gravemente. Davide allora fece supplica a Dio per il bambino e digiudò e rientrando passava la notte coricato per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Ora, il settimo giorno, il bambino morì e i ministri di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà qualche atto insano. Ma Davide si accorse che i suoi ministri bisbigliavano fra di loro, comprese che il bambino era morto, e disse ai suoi ministri: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, si cambiò le vesti, poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Rientrati in casa, chiese che gli portassero il cibo e mangiò. I suoi ministri gli dissero: che fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora che egli è morto, perché digiunare? Posso io farlo ritornare? Io andrò da lui, ma lui non ritornerà da me. Nascita di Salomone. Poi Davide consolò Bezzabea sua moglie, andando da lei e unendosi a lei. Essa partorì un figlio che egli chiamò Salomone. Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Jedidia per ordine del Signore. Vittoria sugli Ammoniti. Intanto Joab assalì Rabba degli Ammoniti, si impadronì della città delle acque
E inviò messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabba e mi sono già impadronito della città delle acque. Ora raduna il resto del popolo, accampati contro la città e prendila, altrimenti se la prendo io, porterebbe il mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabba, la salì e la prese. Tolse dalla testa di Milcom la corona che pesava un talento d'oro e conteneva una pietra preziosa. Essa fu posta sulla testa di Davide. Asportò dalla città un bottino molto grande, fece uscire gli abitanti che erano nelle città e li impiegò nei lavori delle seghe, dei picconi di ferro e delle scuri di ferro e li fece lavorare alle fornaci da mattoni. Così fece a tutte le città degli Ammoniti. Poi Davide tornò a Gerusalemme con tutta la sua truppa.